Assolutamente sì, storie molto belle di protagonisti del nostro tempo e soprattutto storie di persone forti, perché ciascuno di noi probabilmente ignora la propria forza finché essere forti non diventa l'unica scelta. E nel mio caso, ovviamente, premiando la storia di Elga Magrini, che appunto ha collaborato con me a lungo, premio la storia di una donna coraggiosa, di una donna che ha superato la malattia. E anche un'idea per me importante, che è quella di aver consentito che Elga sapesse che il suo posto di lavoro non veniva toccato da nessuno, che noi l'aspettavamo, magari con i suoi colleghi che si sacrificavano un po' di più, io che magari rinunciavo a qualcosa, ma che aspettavamo lei, perché per me lavorare insieme significa anche questo e significa fare il tifo per le donne che lavorano, che siano mamme, che siano persone che hanno delle disabilità, che siano delle persone malate, che siano delle persone in difficoltà in un momento della loro vita. Lavorare insieme è anche questo, aspettarsi.